All'ennesima fiducia vedo che manca per l'ennesima volta il Presidente del Consiglio che l'ha chiesta. E l'ha chiesta su presupposti soliti, quelli di un governo che fa tante promesse e che poi alla prova dei fatti le disattende costantemente. Stiamo parlando dello stesso Renzi che solo pochi mesi fa ha promesso di istituire il reato di omicidio stradale, quindi di colpire coloro che in stato alterato da stupefacenti o alcol commettessero degli omicidi. Ora, contrariamente a quello che ha da poco detto, licenzia un provvedimento che fa addirittura l'opposto, ovvero fa passare l'idea che ci sono droghe di serie A e di serie B, quelle leggere e quelle pericolose, abbassando l'asticella di quella che è la legalità, della percezione della sicurezza. Ma è lo stesso Renzi che non tanto tempo fa, ma parlo del 2007, da presidente della provincia di Firenze diceva che la migliore ricetta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti non è la legalizzazione, ma la tolleranza zero e i controlli fuori dalle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani. È lo stesso presidente del Consiglio? A me questa posizione sembra più simile a quella di Giovanardi, che è sì all'interno della sua maggioranza oggi, ma è colui che ha promosso la legge che la Corte Costituzionale ha cancellato, e non l'ha cancellata nel merito, perché qui ho sentito dire anche questa cosa, l'ha cancellata nel metodo. Non c'è stata alcun tipo di indicazione, e ancora una volta questo Parlamento, questa classe politica, questa maggioranza è supina e si fa fare le leggi dalla magistratura e da chi non dovrebbe farle. Ora, stiamo parlando dello stesso promotore Giovanardi e del suo capo di partito Alfano, che ha avuto l'arroganza di dire sul Messaggero, non voglio mai più vedere spacciatori davanti alle scuole dei bambini. Ipocriti, voi siete degli ipocriti, perché state licenziando un testo che apre le patrie galere agli spacciatori, li state liberando. Questo è quello che state facendo. Io non capisco con quale capacità, con quale spirito e stato d'animo voi vi presenterete di fronte, tra pochi giorni, tra poche settimane, di fronte agli elettori. Voi fate finta di non sapere che oggi in Nigeria passa tutto il traffico internazionale della droga da parte del Pakistan, dalla Thailandia, dalla Colombia, dal Brasile, e da lì arriva in Europa, che la mafia nigeriana è in affari con la camorra. Voi fate finta di non sapere che su quelle barche che andiamo a prendere alle frontiere del sud del Mediterraneo e che trasportiamo in casa nostra, in mezzo a tanti disperati, c'è la manovalanza, ci sono gli spacciatori che vengono qua a spacciare merda ai nostri figli. È questo che voi Si può state esprimere un facendo. po' in maniera un po' più Io consona, sono per favore, onorevole cresciuto, Caparini? sono cresciuto in La una. prego, la prego, la prego, la ringrazio. Continui Presidente, pure. sono cresciuto Prego. in un periodo di questo paese in cui la droga si chiamava col suo nome, merda, perché quello è. Voi fate finta di non sapere che i narcotrafficanti colombiani, i cartelli che non solo producono in Colombia, ma in Colombia portano la droga di tutto il Sud America, poi utilizzano l'Albania come piattaforma di distribuzione in Europa. Voi fate finta di non sapere che i narcotrafficanti colombiani hanno stretto degli accordi con l''ndrangheta, e fate finta di non sapere che gli spacciatori sono la manovalanza, tutti coloro che oggi voi avete liberato con
non uno, non due, ma tre svuota carceri, e oggi date la spinta decisiva a tornare per strada, sono il meccanismo fondamentale su cui si basa la distribuzione degli stupefacenti nel nostro paese. Voi fate finta di non sapere queste cose. Siete degli ipocriti. Non potete venirci a raccontare che con questa sentenza della Corte Costituzionale noi ci adeguiamo alla società che si evolve. Ma quale evoluzione? Nel caso voi vogliate veramente discutere di legalizzazione, ma partiamo da fatti concreti, parliamo dell'utilizzo della cannabis per scopi terapeutici. Ci sono alcune regioni che sono ben più avanti di noi, che applicano con gravissima difficoltà la legge nazionale, che è confusa e farraginosa. Pensate solo al Veneto. Ma non solo lui, la Sicilia, l'Abruzzo, ci sono tante le regioni che si sono mosse nell'inerzia di questa classe politica. Volete veramente affrontare il problema della legalizzazione? Affrontiamolo. Però teniamo conto che l'utilizzo precoce della droga, leggero o pesante che sia, nuoce ai nostri figli, nuoce ai giovani. L'utilizzo precoce, non lo dico io, lo dicono gli studi. Ormai purtroppo la bibliografia in materia, la documentazione in materia è tanta, fin troppa. Io non sto parlando dell'ex sessantottino che si fa una canna pensando ai bei tempi e ascoltando Jimi Hendrix, pace all'anima sua. Io sto parlando dei giovani, dei ragazzi, dei bambini. Io ho una figlia, ha 10 anni, l'anno prossimo inizierà le secondarie. Le statistiche, e l'abbiamo letto noi tutti perché c'è un rapporto in questo Parlamento che questo illustra, le statistiche dicono che i bambini, il primo approccio alla droga, leggera o pesante, lo hanno a 11 anni. A 11 anni! A mia figlia, tra pochi giorni, tra pochi mesi, prima che andrà alle superiori, dovrò spiegare che alla fine del primo ciclo, almeno la metà della sua classe avrà fumato una canna. A lei dovrò spiegare che la droga è droga, la droga fa male, la droga nuoce, distrugge le cellule cerebrali, anche le canne che sento tanto beatificare, sì, fanno male in fase, tu hai la tua bella età, puoi farti tutte le canne che vuoi, ci mancherebbe, e poi i risultati si vedono, ma comunque puoi farti tutte le canne che vuoi, ma il problema sono i nostri figli, dobbiamo tutelarli, dobbiamo educarli, siamo in uno stato in cui bisogna, dovrebbe perlomeno fare un minimo di prevenzione, di istruzione, di formazione, dobbiamo spiegargli che se si fumano aumenta il rischio di ictus, addirittura fino a 10 volte. Dobbiamo spiegargli che aumenta il rischio di contrarre malattie infettive, perché calano purtroppo le difese immunitarie. Queste cose gliele dobbiamo spiegare, ma queste cose le dobbiamo sapere anche noi, perché io vi invito a guardare un attacco di un ragazzo, di un 14enne o di un 15enne che assume regolarmente cannabis, quella che voi dite essere una droga innocua, che innocua non è a quell'età. E allora qui non possiamo fare passare questi tipi di messaggi, qui non possiamo aprire le carceri e lasciare liberi gli spacciatori e poi andare di fronte agli elettori e dire che non vogliamo gli spacciatori fuori dalle scuole. Qui non possiamo usare due pesi e due misure, la droga è droga e fa male, soprattutto in fase di crescita dei nostri ragazzi. Allora, noi qui la nostra battaglia la combattiamo e la combatteremo sempre per la legalità, contro l'utilizzo di qualsiasi droga essa sia. Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta. Credo che dopo questo voto voi avrete qualcosa da rimpiangere invece.